In una intervista alla BBC aveva dichiarato di voler mettere da parte la chitarra per un po', per dedicarsi a un progetto nuovo non meglio definito. Prima, però, il cantautore inglese Ed Sheeran, fresco di nozze in gran segreto con il suo amore del liceo Cherry Seaborn, ha annunciato nuove date del tour e tappe all'interno di festival in tutto il mondo, che coinvolgeranno anche l'Italia. Sheeran farà tappa nel nostro paese con tre grandi concerti e si esibirà come headliner della seconda giornata del Festival Firenze Roxy il 14 giugno alla Visarno Arena, e poi sarà protagonista assoluto di due show allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 19. Mi piacerebbe il prossimo anno portare avanti un progetto che non riguardi un album. Vorrei fare un musical, aveva detto, spiegando come i cameo in Game of Thrones, Bridget Jones's Baby e Home Away, lo abbiano portato a contemplare la possibilità di darsi anche al cinema. Ma mi piacerebbe continuare anche a fare dischi e a girare il mondo con i miei tour, aveva aggiunto, mantenendo sin da subito la promessa. Per quanto riguarda i concerti italiani, i biglietti per lo show Firenze Rocks saranno disponibili in anteprima tramite l'app ufficiale del festival dalle ore 11 di lunedì 1 ottobre, con messa in vendita generale a partire dalle ore 12 di martedì 2 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti dei concerti di Roma e Milano, invece, saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle ore 11 di giovedì 27 settembre sempre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Sperando che stavolta tutto funzioni e non si crei l'ennesimo caos delle prenotazioni come era successo sempre con Sheeran.